sei preoccupato? No. Preoccupato è una parola grossa, nel calcio non bisogna essere preoccupati, bisogna essere concentrati, bisogna essere attenti, bisogna essere, come sempre ho sempre detto, anche non aver paura di queste situazioni, perché comunque credo che ci vuole un'analisi attenta. Ci sono tante cose che vanno bene, però ci sono anche delle situazioni che dobbiamo migliorare, perché io non sono abituato, e i miei ragazzi lo sanno, gliel'ho sempre detto e gliel'ho riconfermato adesso, non sono abituato a cercare scuse, a cercare alibi, a cercare appigli, ma a guardare in faccia con grande convinzione e trasparenza quello che è la realtà. Quindi è un momento in cui i risultati non sono dalla nostra parte. A Spezia la squadra ha fatto una buona prestazione, perché se magari la palla di Diego tre minuti prima di prendere il gol fosse andata dentro, non saremmo qui a parlare di una sconfitta sicuramente, però non è così e quindi dobbiamo, quello che stiamo facendo non è sufficiente, dobbiamo fare ancora di più. A livello di tabella di marcia, a due giornate dalla fine del 2013, 30 punti ad agosto, ci avresti messo la firma? No, ma se penso a questo do un alibi alla squadra. È chiaro che noi lo sappiamo benissimo, io come tecnico se portassi questo anch'io cercherei delle scusanti o cercherei delle situazioni dove è chiaro che se guardiamo i numeri, ma noi dobbiamo fare di più, perché quello che stiamo facendo ultimamente, voi sapete benissimo il percorso di alcune, o meglio la matrice di alcune sconfitte, però anche quello non deve essere assolutamente un attenuante e una scusante. Io credo che noi siamo in grado di riprendere il cammino, però lo dobbiamo fare non sbagliando niente, perché anche quel poco che sbagliamo non è sufficiente per adesso a portare in fondo un risultato importante, un risultato positivo. Ecco, per cercare di chiudere da questo momento, la partita con il Campi sembra fatta apposta per una partita con l'obbligo di vincere, questo può essere un vantaggio oppure vi può mettere magari più pressione? No, io intanto parto sempre dalla prestazione, perché l'obbligo di vincere è una cosa che spesso stona con quello che poi sono le risultanze della gara. In Toscana si dice che per forza non si fa nemmeno l'aceto, no? Nel senso che dobbiamo costruire la partita cercando di creare i presupposti per ottenere un risultato importante, perché secondo me la squadra, al di là di qualche momento in cui magari non è stata bellissima, però adesso ha ritrovato anche secondo me un atteggiamento, io ho visto a Spezia un atteggiamento positivo, un atteggiamento propositivo, una squadra che ha giocato con grande personalità e quindi c'è da limare solo quelle piccole disattenzioni, perché io non posso, è chiaro che il primo gol l'avete visto, insomma, è una mezza rovesciata che prende il palo gol, però nel calcio, nel momento in cui parli di buona e di mala sorte, sei morto, quindi io bisogna non nemmeno farlo tirare, ecco, questo è il concetto che a me piace, quindi in questo momento dobbiamo ancora moltiplicare le forze in un momento di festività, un momento difficile, però i ragazzi se lo stanno meritando e quindi secondo me dobbiamo andare a prenderlo sul campo.
Questo aspetto qui, come dicevo, potrebbe essere anche un po' preoccupante, perché in effetti la spesa della giornata ci vedo benissimo, io credo, meglio di quando abbia fatto col Pescara. E allora voglio dire, se non riusciamo, non si riesce a vincere quando ci sono queste prestazioni buone, più che positive, se una squadra gioca male, ha perso, ha giocato male. Se però più volte si riesce a fare una buona prestazione, anche superiore a quella degli avversari, e non si riesce a vincere, allora si può creare questo clima, ma noi forse veramente è avuto un momento in cui usciva tutto di traverso. Lo so, ma io voglio combatterlo, questo senso di così. Quando si ragiona in questa maniera si diventa un po' fatalisti, no? A me non mi piace questa mentalità, l'ho già detto, non mi sentirete mai a me parlare di assenze, di sfortuna, di fortuna. Tutte queste componenti si vanno a cercare noi, col nostro atteggiamento. Mister, quanto può pesare su un attaccante il fatto di non riuscire a segnare? Perché la Falcinelli, dicendo Falcinelli, perché ha preso anche a Roberto, è anche vero che ha segnato poco, però ha preso altri due pali, se non sbaglio. Sì, ma infatti questo è lo stesso atteggiamento, è la stessa cosa che dicevo prima, è un atteggiamento mentale. Noi siamo contenti, io ho sempre detto, io sono contento dei miei attaccanti, lo ripeto adesso, dobbiamo credere e anzi eventualmente ancora con più convinzione, ancora con più determinazione, senza mai aver la paura, perché la paura di non farcela, la paura di sbagliare, la paura di è la cosa peggiore che possa succedere. Quindi ci aspetterà una partita difficile, perché lo sappiamo, perché Carpi in questo momento è una squadra difficile da affrontare, però noi dobbiamo portare in campo quello che abbiamo portato e qualcosa in più, perché quello che abbiamo messo non è stato sufficiente. E io so che questi ragazzi lo possono fare. Per tornare un attimo alla partita della Spezia, ma tanto per capire, spiego un attimo le sostituzioni. Cioè, detto, però una volta non ha messo le forze fresche, diciamo, in sì, avanti. Allora, guardi, la sostituzione di Stefano è perché io volevo dargli un po' di minutaggio e secondo me avevo anche bisogno di capire, di vedere com'era. Volevo togliere Casarini, non ce l'ho fatta, perché proprio un attimo prima è stato ammonito. Il secondo gol l'abbiamo preso al 31esimo, mi sembra, no? Ecco, dopodiché io mi sono anche preoccupato, perché la squadra, devo dire che ha accusato il colpo, e in quel momento devo dire che era anche giusto pensare, no, a quello che, siccome adesso abbiamo tre partite in sette giorni praticamente, e quindi ho cercato di fare questo, cioè quindi di fare quelle due sostituzioni che comunque ci permettevano. Intanto Fabrizio aveva preso una botta, una caviglia, un colpo alla caviglia, ed aveva una caviglia gonfia, e poi ecco, volevo vedere in campo Stefano Ferrario, perché è un giocatore che sappiamo benissimo il suo percorso e dobbiamo inserirlo gradatamente. E come l'ha visto, mister? Bene, mi è piaciuto come è entrato, mi è piaciuto anche il piglio, è entrato determinato, ripeto, è una risorsa che credo ci possa dare una mano nel futuro. Vista, com'è la situazione tra munizioni e infortuni? No, noi adesso abbiamo Vastola, sì. Adesso no. No, abbiamo Vastola in diffida e Piccolo. Poi adesso, sapete, rientrano Di Cecco e Buchel, credo che, e Mamarella chiaramente, e non è, ancora non credo possiamo disporre di Amenta, però sarà molto probabile con il Cittadella.
Quindi è un momento così, insomma, anche da questo punto di vista, però ripeto, assolutamente, anche perché devo dire Antonio Aquilanti ha fatto molto bene queste due partite. Gaetano ha risposto sul campo in maniera importante, quindi ripeto, non andiamo alla ricerca di nient'altro se non quello di fare ancora qualcosa in più, perché lo sappiamo, lo dobbiamo fare e ce l'abbiamo nelle corde. Mi sembra tra un po' che ricomincia il mercato, prima tu hai parlato di attacchi. No, guarda, non voglio sentire, io ho in testa due cose. Però qualcosa, immagino che il punto della situazione, un'idea se la sarai fatta. Io ho in testa veramente due cose in questo momento. Queste due gare che sono importanti e poi sicuramente anche un po' di recupero, perché questi ragazzi hanno speso veramente tanto, specialmente quando io vi dicevo in quel momento in cui la squadra per un mese e mezzo insomma ha mantenuto il primo posto con una pressione mediatica, una pressione di tutto e di più. Quindi sicuramente questi sono gli obiettivi principali. Adesso abbiamo il Carpi, poi andiamo a Cittadella. A Cittadella ci arriviamo, che non abbiamo nemmeno tempo però è bello anche questo, no? Quindi qui dobbiamo veramente fare scavare un po' nelle risorse e poi vediamo cosa. Dopo vediamo. Avremo tempo di analizzare questo. Questo recupero, questo lunga sosta, questo recupero, che pensi di fare la preparazione qui come ha fatto all'inizio del campionato? Oppure... No, andremo a Bari, abbiamo già... Bari? Intorno, sì, in Puglia, dove ci sarà la possibilità di avere una struttura che ci può ospitare per lavorare sia sul campo che, insomma, rifare una mini preparazione, quindi... sarà un momento, ecco, dopo i 6 giorni, 7 giorni di sosta per ricaricare, perché ci aspetta la parte di campionato più importante. La seconda parte, poi c'è la terza. Sì, poi c'è la terza. Dopo. Quindi dopo Cittadelli ci sarà 5-6 giorni, 6-7 giorni di riposo. Sì, stacchiamo dal 29 al 7, al 6, 7 mattina siamo qua. 7 mattina siamo qua. Va bene. Va bene. Okay. Ci vediamo. Mister, buona Natale. Sì, buon Natale anche a voi.